eccoci. La nuova maglia per la stagione 2017-2018. Bene, funzionano tutti? Sì, ok. Dopo le foto di rito facciamo che stanno anche... Bene, buonasera a tutti. Primo incontro ufficiale per questa stagione che sta per partire. Qui con me il titolare dell'azienda Zeus Sport, che ho incontrato qualche tempo fa, diciamo una mesata fa, e per caso sono stato di passaggio dalle sue parti e mi avevano parlato di questa azienda dinamica, anche se piccola e non diffusa come marchio a livello internazionale ovviamente, però ho voluto visitarla come mio solito in qualità di vecchio consulente e amante della cosa aziendale. Ho voluto annusare un attimino il suo ambiente di lavoro, la sua organizzazione. Devo dire che ne sono rimasto colpito, perché ho visto un'azienda molto dinamica, come nostro solito. Noi meridionali a volte lavoriamo nell'ombra, ma poi quando si tratta di tirar fuori i risultati, di fare le cose concrete, ci siamo. Quindi mi ha colpito anche la sua organizzazione, le risorse umane a disposizione di questa azienda, molto coese, quindi mi è sembrata veramente una grande famiglia che ho ritenuto come primo approccio un valore importante a cui possibilmente legarsi. Abbiamo approfondito alcune tematiche commerciali ovviamente, ma devo dirvi che mi ha molto colpito anche la qualità di questo prodotto e la serietà professionale con la quale è stato illustrato ed è stato sviscerato in ogni aspetto, sia a livello di maglie che di ulteriori discorsi che poi riguarderebbero il merchandising. Abbiamo stipulato un contratto biennale con un'opzione anche per un terzo anno e ritengo che sarà una partnership molto importante per il nostro futuro, per il nostro sviluppo commerciale, che si basa sul rafforzamento del marchio. Il marchio che abbiamo introdotto, il Galletto, con come tutti agognavamo da un po', per una serie di ragioni, lo scorso anno non è stato valorizzato appieno e quindi io ho tracciato un preciso piano commerciale che seguirò anche con altre risorse interne di cui parlerò in una prossima imminente occasione, quindi per rafforzare il nostro marchio e renderlo visibile a livello nazionale e anche oltre. Sotto questo profilo ho avuto il pieno appoggio da parte di Zeus Sport, del qui presente Salvatore Cirillo, che mi ha dato carta bianca, nel senso che non mi ha imposto alcun tipo di scelta obbligata per il merchandising, per l'apertura negozio, per altro. Sono delle scelte che faremo, condivideremo assieme nell'ottica, ripeto, di fare il bene principalmente del marchio e dell'FC Bari e poi ovviamente quello che indubbiamente deve esistere nel partner commerciale, che deve avere il suo profitto. Però per un discorso
molto leale fatto fra me e lui, il nostro accordo parte dalla valorizzazione del nostro marchio. Avremo l'occasione di utilizzare questa sinergia di un'azienda molto vicina a noi, anche geograficamente. I nostri collaboratori sono già in contatto da un po' di tempo sia per il prodotto che potete vedere oggi qui, che per tutta un'altra serie di innovazioni di mercato e di merchandising che stiamo già in fase avanzata di studio. Il piano di attacco commerciale sarà, penso, pronto entro l'inizio della stagione calcistica e prevede l'apertura di una serie di negozi condivisi e, diciamo, delle innovazioni anche sotto il profilo della vendita dell'immagine bar e del prodotto bar. Cosa dire? Io ritengo di aver trovato un partner con le stesse nostre convinzioni e regole di correttezza. È ovviamente un approccio che inizia oggi, che con questa presentazione, e quindi dovrà necessariamente trovare il gradimento del nostro pubblico, dei nostri tifosi. Riteniamo di aver fatto una scelta giusta, proprio nell'interesse anche dei nostri tifosi, che avranno sicuramente meno problematiche, meno occasioni di vedere il nostro marchio, la nostra immagine utilizzata in maniera impropria, a prescindere dalla troppo diffusa contraffazione che esiste un po' in tutto il mondo. Però io ritengo che questa partnership, per quello che poi vi illustrerà anche tecnicamente qui il signor Cirillo, a tutti i presupposti per limitare al massimo questo tipo di problematica commerciale, e quindi fare in modo che i nostri investimenti, i nostri sforzi per creare ricchezza e creare valore all'interno della società, quindi la crescita di FC Bari per noi e per tutti, venga salvaguardata in questi aspetti molto molto delicati. Lascio la parola al signor Cirillo, vi spiegherà un attimino quali sono le peculiarità del prodotto e queste innovazioni che intendiamo avviare con questa partnership. Questo funziona? Sì, sentite? Sì. Buonasera a tutti, allora sono Cirillo Salvatore, titolare dell'azienda Zeus Sport. Allora, in primis un ringraziamento al Presidente che ha creduto in noi dal primo momento. Sempre Cirillo Salvatore, Zeus Sport. Allora, in primis un ringraziamento al Presidente che ha creduto in noi dal primo momento. Chiaramente all'inizio c'era un po' di diffidenza perché dice: ma Zeus, chi è, chi non è? Alla fine io ho visto un pochettino in giro anche tutto quello che stanno presentando gli altri e io penso che ci stiamo nella situazione, cioè va bene. Il discorso è che noi soprattutto con il Bari abbiamo soprattutto cercato di un'avventura importante, abbiamo cercato soprattutto una piazza che potesse comunque rilanciarci a livello nazionale, e valido e senz'altro. L'altro giorno il nostro responsabile dei social mi ha chiamato, dice: senti Salvatore, ha usato un termine anche un po' così, diciamo, ci guardate, in un'unica giornata soltanto la notizia del Bari come sponsorizzazione eccetera ha raggiunto i 12.000 post. E quindi già questo ci fa capire un attimo l'importanza della piazza. Oltre, non so se il Presidente aveva detto, abbiamo anche cercato di proporre un gadget, probabilmente proporremo, proprio per legarci anche alla tifoseria per tutti gli abbonati,
che presenteremo. Lo sveleremo a tempo giusto. A tempo giusto. Detto questo, quindi un ringraziamento soprattutto al Presidente, un ringraziamento quindi anche a tutti voi che siete qui presenti, e penso che sia ora il caso di presentarvi quelli che sono i dettagli delle maglie. Dettagli che sono molto importanti, perché le maglie del Bari sono delle maglie molto semplici di partenza, quindi lavorare sui dettagli non era semplice, e abbiamo cercato un attimino di cercare di dare quanti più dettagli è possibile sia alla prima sia alla seconda che alla terza maglia. Per questa ragione Anna vi illustrerà un attimino tutto quello che abbiamo apportato. Buonasera a tutti. Allora, partiamo dalla prima maglia che si propone nel colore classico dei Bari, quindi bianco rosso, in una trama molto particolare che è un legato tono su tono che si treccia con dei particolari mesh. Il primo dettaglio che si vede lampante è il galletto fatto in una tecnica embossed, per continuare poi a dei spacchetti laterali di colore bianco russo che si ripropongono su tutte le maglie. Lo scudetto del Bari è stato fatto in tecnica 3D. In più abbiamo dietro al collo l'anno di costituzione del club 1908, perché quest'anno ricorre il 110° anniversario del club. All'interno del colletto ci sarà presente la scritta con l'hashtag AmanaBari e in più il lungomare varese con naturalmente la scritta principale. Questo è per quanto in più. Le maglie, scusate, avranno un ologramma che sarà il simbolo identificativo della singola maglia, in quanto avranno un numero seriale, quindi ogni maglia sarà unica. Passando alla seconda maglia, che invece si ripropone nel colore rosso bianco, presenta le stesse caratteristiche della prima, con la sola differenza del colletto, che è un po' un ritorno un modello classico di. Sulla terza invece due colori molto nuovi, nero con dettagli dorati, con il logo, il semplice logo del Bari, quindi dal letto più pallone, e questa trama in petto che richiama una delle maglie più amate, storicamente nel club. Arriviamo a quelle dei portieri che hanno una trama romboidale. Importano sempre lo spacchetto del bianco rosso, questo non manca mai, il dettaglio del bianco rosso è presente in tutte le maglie, nella versione arancio fluo e grigio. Grazie. Se ci sono domande. Abbiamo. No, Presidente, Bernardo Gaudio è tutto sporco. Guardi, ovviamente per quanto riguarda lo sponsor di maglia ci sono trattative intense con due o tre aziende di taratura nazionale che ovviamente hanno necessità di tempi tecnici di approfondimento e sono contratti, voglio dire, importanti anche sotto il profilo dell'entità dell'investimento dello sponsor. Sicuramente stiamo lavorando per arrivare almeno alla chiusura del primo sponsor di maglia entro l'inizio del campionato, quindi per fine agosto. Incrociamo le dita, ovviamente è interesse di tutti, incluso quello di Zeus, in modo tale che potrà già mandare in produzione una maglia con il primo sponsor di maglia. Stiamo lavorando intensamente sia sul sponsor di maglia
frontale che il retromaglia e anche il pantaloncino, con 4-5 aziende in totale che hanno i connotati per, che hanno mostrato vivo interesse per questo nuovo campionato, che ovviamente sarà sicuramente affascinante ma duro, almeno quanto quello già passato, alla luce anche delle new entry, delle squadre che vengono da là. Per il gadget giornalisti è un impegno morale che prendo qui con il titolare dell'azienda tecnica, vediamo. Non svelo i particolari, perché noi avevamo ipotizzato un gadget solo per gli abbonati, studiato con Salvatore, vediamo insomma di fare qualcosa anche per, come il mitico caffè bar che abbiamo introdotto per pochi giorni qui prima il giorno della partita. Volevo fare una domanda: siccome il bar l'anno prossimo compiranno 110 anni di storia, volevo chiedervi se in cantiere per il mese di gennaio ci fosse una maglia celebrativa. Sì, ho dimenticato prima io di dirlo, noi abbiamo già quei lavori in corso, sono anche perché stiamo già studiando la tipologia della maglia celebrativa e di altri gadget per i 110 anni, e come giustamente mi ricordava Salvatore, noi abbiamo contrattualizzato anche questo, nel senso che è un impegno della Zeus Sport a darci tutto il supporto necessario per mettere in piedi una maglia celebrativa che abbia tutti i connotati di diventare un cimelio storico. Devo dirvi che quando ho visitato la sua azienda mi ha colpito in particolare proprio questo, perché ho visto degli elaborati e poi dei prodotti, palloni piuttosto che maglie, che la Zeus ha collaborato a produrre o addirittura li ha prodotti in proprio, cioè prodotti storici, tipo il pallone di cuoio piuttosto che la scarpetta con i tacchetti, quelli che poi quando colpivano i polpacci li facevano sanguinare, fra virgolette. Quindi ho visto veramente una dedizione ai particolari anche nel riprodurre oggetti del passato, quindi sicuramente noi metteremo in piedi e stiamo lavorando su alcuni prodotti che ricorderanno per certi versi anche il passato, il glorioso passato del Bari. Franco? Volevo chiedere una cosa prima al signor Cirillo, non so, il signore dottore. Signor Cirillo. Signor Salvatore. Volevo chiedere, voi siete specialisti in miracoli o siete solo fortunati? Ogni riferimento al protone è puramente casuale, visto un po' di smarrimento. No, diciamo che fondamentalmente per noi non è così scaramantica la sponsorizzazione, mi farebbe piacere che portasse sempre bene, però non è così facile. È successa una cosa incredibile, forse nemmeno noi ce l'aspettavamo fino in fondo, ad essere sincero, fino all'ultimo non abbiamo nemmeno lavorato sul discorso dell'altro anno, siamo noi che loro, quindi vi dico anche questo. Per quanto riguarda il discorso anche con il Crotone, è una sponsorizzazione di tantissimo tempo. Noi con loro siamo circa da 12 anni insieme, e questo è uno anche dei fattori per i quali noi cerchiamo di trovare con le società che sponsorizziamo anche una certa sinergia, e cerchiamo di essere tra virgolette quasi di famiglia, quindi anche questo, noi difficilmente cambiamo una società a brevissimo tempo, cerchiamo di portarla avanti come progetto. L'avete salvata così la Serie A, noi metteremo pure qualche firma. Speriamo di percorrere le orme del prodotto. Una cosa volevo chiedere invece al Presidente, non so, siccome la campagna abbonamenti credo sarà lanciata tra un po', insomma, tra 15 giorni, quando l'intervento, ma ci può essere come strategia anche
alcuna possibilità di fare, non lo so, di far sottoscrivere un abbonamento compresa una macchina, cioè inserire, cioè se è possibile, spiegano le carte, so se è possibile o meno, inserire una forma di abbonamento con il sovrapprezzo che è l'intervento opportuno, anche una macchina, cosa che non so se è stata mai fatta, se non hanno mai fatta, se l'avete pensato. Ma questo non è stato ipotizzato dal nostro reparto marketing, non penso sarà fatto. Quello che faremo è dare con ogni abbonamento un gadget unico, che non è una maglia ma è un qualcosa che è molto vicino a un prodotto che si indossa, diciamo. Che sarà fuori mercato, non sarà vendibile, non sarà sul mercato almeno per tutta la durata della stagione sportiva. Questa è linea di principio. Vediamo un attimino come verrà, lo accoglierà il pubblico. Ci stiamo lavorando alacremente per dare una cosa unica che sicuramente potrà far piacere a tutti i nostri abbonati. Io sotto il profilo della campagna abbonamenti sono ancora in fase di studio, anche in relazione ai prezzi e alla differenziazione dei prezzi fra settori, perché vorrei attuare dei cambiamenti sotto il profilo della calibratura costo biglietto, costo abbonamento e posizionamento nello stadio, anche tenendo conto che lo stadio ha dei settori diciamo più pregiati e meno pregiati in relazione poi anche allo stato tecnico fisico in cui si trova. Però penso che l'attesa sarà veramente breve. Io ritengo che nel giro di una decina di giorni riusciremo a lanciare la campagna abbonamenti con tutti i dettagli anche sui prezzi dei biglietti e queste innovazioni promozionali che ormai sono in fase di definizione definitiva, diciamo. Sì, allora, le rispondo alla prima, nel senso che è uno degli aspetti fondamentali di questa relazione. Io sarò pure un visionario, ma ritengo che questa città, questa piazza, questa maglia, la Bari, abbia tutti i numeri per competere a livello internazionale, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Io ricevo centinaia di manifestazioni di interesse, di solidarietà, di vicinanza da parte dei nostri tifosi che sono in Italia e all'estero. Pertanto io parto da questo presupposto. Noi dobbiamo fare tesoro di queste peculiarità del Bari, della città di Bari, della maglia del Galletto. Fare tesoro nel senso che deve essere un valore che deve trovare la propria collocazione, che a questo valore si aggancia un fatturato, si agganciano dei ricavi. Io voglio una volta per tutte
grazie a questa collaborazione, fare in modo che tutto il fatturato afferente il merchandising, la maglia e tutto ciò che avrà a che fare con il marchio Bari resti nella FC Bari SPA. Questo è lo sforzo che ho tentato di fare già dall'inizio, ma ritengo che avere il vantaggio di una collaborazione meno industriale ma più sartoriale, con dei costi di struttura più ovviamente vicini ai nostri, che possano dare un break even anche agli investimenti di Zeus, diversi da quelli di massimizzare, voglio dire, il profitto fino a se stesso, sia un vantaggio che in questo momento mi ha tranquillizzato solo parlando con il signor Salvatore. Quindi questo è il primo obiettivo che ritengo che sarà raggiunto. Riusciremo ad aprire un negozio, almeno questo lo riusciremo a fare, due, tre. Io ho un piano di apertura negozi FC Bari che svelerò ovviamente in sinergia e in collaborazione col nuovo direttore commerciale che vi presenterò nei prossimi giorni, tenendo conto che fra due giorni partiamo per Bedollo. Comunque ho messo in piedi una squadra di professionisti e di imprenditori seri che credono in questo progetto. Massimizzando il profitto fatturato per FC Bari, noi massimizzeremo il profitto anche per i partner sinergici veramente vicini all'azienda. Questo è un concetto che è stato chiarito sin da subito con l'azienda, lo sponsor tecnico, perché la ritengo un'esigenza per quel famoso piano di medio termine che vorrei perseguire. Chiedo scusa, circa la seconda, sì, noi puntiamo anche quest'anno ad avere una bella coppia di arieti, di goleador come quelli che lei ha citato, e penso che ci siamo molto vicini a questi obiettivi, siamo molto vicini. Penso nei prossimi due o tre giorni riusciremo già a svelare qualcosa in relazione all'attacco. E quindi è un auspicio, anche questo è una cosa che ho voluto anch'io, come lei ha sagacemente carpito. Michele Ambro, presidente, il sorteggio dei calendari a Bari, che significa, che cosa sta preparando questa giornata? La ringrazio per la domanda, nel senso che io ho lavorato molto intensamente con la Lega per portare questo evento qui a Bari, ma non c'è intensamente, nel senso che c'è una mini competizione, perché ci sono delle altre città, altre squadre che ambiscono a ospitare l'evento. Non c'è nulla di ufficiale, purtroppo Bari è bella anche per questo, a volte parlo da solo o penso delle cose, poi il giorno dopo le vedo riportate sui giornali. Ci sono molte probabilità che non riusciamo a chiudere questo accordo con la Lega, tenendo conto che c'è comunque una competizione in atto, quindi ritengo doveroso e anche opportuno, per rispettare tutti i competitors, dare l'ufficialità quando ci sarà, e quindi devo sottolineare che ad oggi non c'è nulla di ufficiale, ma è molto probabile che abbiamo delle chance importanti per aggiudicarci questa manifestazione, che penso Bari abbia, tenendo conto anche della stagione, saremo i primi di agosto, abbia tutti i requisiti anche diciamo meteorologici per poter dare lustro al meglio a tutti i partecipanti, incluse le testate giornalistiche, i media che saranno presenti. Penso che Bari sia l'ideale nel periodo d'agosto, però ovviamente c'è sempre una competizione che rispettiamo e dobbiamo rispettare. Enzo, poi adesso sì. Buonasera. Enzo Tambona, qui davanti al Presidente.
vestirete altre squadre che stanno oltre il Bari Crotone, se per voi questo è un banco di prova, che probabilmente è la piazza più importante con la quale confrontate. Sì, infatti, allora quest'anno abbiamo chiuso proprio settimana scorsa con Ricusano Ternana, non si chiama ancora Ricusano, si chiama ancora Ternana, comunque era la vecchia società di fondi che ora è società anche abbastanza buona società. E in tre giorni gli abbiamo preparato il materiale, tanto è vero che loro sono già pronti anche loro per il ritiro. Per quanto riguarda la, quindi rimaniamo con il Crotone in Serie A, rimaniamo con il Bari e la Ternana in B. Chiaramente il Bari è la piazza più importante, perché il Bari non è una piazza da B, è una piazza importante, forte, e devo dire la verità, già dai primi momenti che abbiamo chiuso la sponsorizzazione ci sono state tantissime telefonate, tantissime, diciamo, persone, che la prima squadra è il Bari, quindi da questo punto di vista bisogna darvi atto che come squadra siete di B, ma assolutamente non è una piazza da B. Questo lo sapevamo, è un banco di prova per noi importante, ed è per questo che nella premessa io ho ringraziato soprattutto il presidente, perché il presidente ha creduto in noi e noi soprattutto non dobbiamo deludere né lui e né la piazza. Devo dire la verità, anche con tutto l'ufficio marketing eccetera, quello che era stato richiesto come maglia, tenendo presente che soprattutto i tempi di produzione erano veramente velocissimi, noi penso che abbiamo avuto 20 giorni, 25 giorni per poter lavorare il prodotto, e quindi io sono veramente soddisfatto del prodotto, diciamo, che abbiamo, perché ho visto un pochettino anche in giro un po' tutto quello che c'è. Posso dire che sicuramente questo tipo di prodotto, come la piazza, è un prodotto da Serie A, da questo punto di vista poi è visibile, diciamo, in questa situazione. Due domande per il Presidente. Oggi sulla Gazzetta dello Sport, non so se alcuni giornali hanno riportato le parole del patrono del Foggia, il suo sogno portare Galano al Foggia. È un sogno realizzato dal suo punto di vista, di Galano al prossimo giochi a Foggia, il sogno del patrono del Foggia. La seconda questione diversa, non so se conoscenza, è saltato il Consiglio Comunale che oggi sembra preoccupare in maniera molto monotematica del futuro dello Stato, dei suoi figli, se fosse possibile. Non ho capito la seconda. No, se conoscenza che si è fatto il Consiglio Comunale, che aveva come incognito il futuro dello Stato. Ah, ho capito. No, allora, per quanto riguarda il Foggia e i sogni del Presidente, ognuno di noi ha dei sogni, quindi cerchiamo di tutti quanti di sognare. L'importante, io onestamente i miei sogni non li metto mai per iscritto o li comunico ai giornali, quindi onestamente sono rimasto un po' così, non ho inteso bene, anche perché conosco il signor Sannella, pertanto non ho mai avuto nessun tipo di relazione in merito a questo sogno. E io penso che sia prematuro parlare di una cosa del genere, anche perché devo necessariamente mettere il mister Grosso in condizione di valutare tutti i nostri giocatori. Poi ovviamente Galano è un calciatore che abbiamo fortemente voluto col direttore Sogliano a gennaio, e penso che è stato uno dei migliori giocatori della seconda parte come rendimento medio. Penso che nessuno può essere troppo penalizzante nei confronti di Galano. È un bravissimo ragazzo, quindi io non voglio dilungarmi su questo, ma ritengo che per come è nata questa storia è una cosa un po' strana, solo questo. Io posso soltanto confermare che non ho mai avuto nessun tipo di relazione per questo discorso. Circa il Consiglio, sì, mi avevo informato che c'era questa seduta, ma, e poi è saltata, ma io posso solo confermare che stiamo lavorando sulla progettazione definitiva, come avevo già annunciato l'ultima volta, quando ho chiarito un attimino i contorni del tecnico ingegneristici delle operazioni. Quindi io vado avanti
con le progettazioni, e poi penso che in sinergia con il sindaco e con l'assessore Petruzzelli decideremo il meglio per tutti, insomma. Io ormai ho dato fuoco alle polveri per quanto riguarda la parte che concerne il centro medico e il centro sportivo, come avevo illustrato graficamente l'ultima volta. Penso che a brevissimo riusciremo a dare delle risposte, a prescindere da quello lato Bari. Poi, voglio dire, lo stadio di proprietà del Comune di Bari, io devo soltanto dirvi che ho preso in carico per questo anno nuovamente tutto l'onere di gestire questa astronave ormai quasi alle ultime battute, nel senso che qualcuno deve metterci mano. Io penso che per il bene di tutti, a parte queste schermaglie ipotetiche o vere che siano state, è un bene comune che va salvaguardato. Se ci metteremo mano noi come società sportiva, è bene, ma qualcuno dovrà metterci in mano, e non sperando in ulteriori prove. Io non ho necessità di avere proroghe su un qualcosa che ha un costo per il bilancio dei FC Bari ed è dimostrabile dal nostro bilancio, dal nostro conto economico. Senti, giusto per entrare un po' più nello specifico, prima ha detto che sta rimodellando i prezzi degli abbonamenti, ci sta già a dire se saranno più alti o più bassi dell'anno scorso? Ma guardi, ho visto delle cose un po'... l'anno scorso non ho guardato con molta attenzione, più che altro strategica, a questo discorso dell'abbonamento, perché mi sono accorto, poi stava facendo, che invece è un dettaglio importante, anche perché dire 11.000, 12.000, 15.000 abbonati, certo, se come diceva un mio amico storico, è facile vendere la 10.000 lire a 5.000 lire, mi consenta la battuta, diciamo, molto, che trova le sue radici nella mia infanzia. E ci sono dei prezzi che vanno calibrati anche sulle medie del mercato italiano, tenendo conto che tutti, voglio dire, dicono che noi siamo una squadra che non c'entra poco con la B, però ho visto che abbiamo dei prezzi che a volte si avvicinano più alla C, con tutto il rispetto per la Lega Pro. I costi ovviamente di gestione, a prescindere che siamo al San Nicola, che ha le sue peculiarità, i costi di gestione di una squadra di B al nostro livello in questo stadio sono molto vicini a una squadra di A. Non potendo applicare dei prezzi da A, ho cercato di capire come salvaguardare le fasce, fra virgolette, meno abbienti o meno, sulla carta, meno facoltose, tenendo conto che l'anno scorso ci sono stati dei prezzi che non erano calibrati su questa differenziazione. Però io penso che sarà fatto un lavoro che porterà chiarezza ed equilibrio sul mercato, e penso verrà apprezzato dai nostri tifosi. È una sorta di progressivo, diciamo, una tassazione progressiva sul reddito, in teoria. Certo, visto, va di moda colpire le fasce. Sì, io cercherò di non penalizzare assolutamente le curve, la tribuna, ma non sarà nessuno. Diciamo che la gran parte non avrà penalizzazioni. Cercheremo di spiegare un riequilibrio in termini di prezzi e abbonamenti, perché il prezzo di un biglietto poi deve trovare la propria espressione in un abbonamento, che non è altro che l'acquisizione di biglietti per tutta la stagione scontata, no? Quindi chiariremo questi aspetti in modo tale che ognuno in sede di acquisto potrà fare le proprie valutazioni prive da condizioni, valutazioni oggettive. Credo sia l'ultima, Davide Lattanzi. Sì, Presidente. Sono
insomma, sembra un anno importante per la società perché è stata strutturata in varie parti delle sue componenti. Volevo chiederle, lei nell'ultima conferenza, parlando del discorso stadio, disse più volte che era un asset fondamentale nella sua idea, però aggiunse giustamente un passaggio che andare avanti sui progetti anche dei costi, insomma, che prima o poi ci dovrà essere un ritorno. Quindi volevo chiederle cosa poi la spinta a progredire, malgrado insomma, la possibilità concreta di doversi caricare ulteriori investimenti e quindi di proseguire sull'idea del San Nicola e della cittadella dello sport. E poi mi scusi se torno un attimo sulla vicenda Galano, perché in effetti è vero che lui è nato a Foggia, però è un ragazzo che sta qui da quando ha 11 anni, la città lo sente un po' come un figlio suo, leggere alcune uscite, peraltro non confermate, ha dato un pochino fastidio insomma alla piazza, insomma l'idea che Galano sia un punto fermo del nuovo Bari sarebbe importante. Ma io parto dalla fine in modo tale che chiudiamo rapidamente questa vicenda. Guardi, allora, Galano non è sul mercato, così chiariamo. Il presidente dell'FC Bari non intende assolutamente mettere sul mercato un giocatore come Galano, per il quale si è svenato e non poco, penso che è stato l'acquisto di 10 minuti prima della chiusura del mercato, è stata una cosa, un'operazione diciamo architettata e organizzata in maniera, oserei dire, molto scientifica e sagace da parte del direttore Sogliano per portarlo a casa, proprio partendo da quello che le dicevo. È un calciatore che è nato qui e io credo molto in questi requisiti morali. Per quello che ho visto anche sia 2 anni fa che quest'anno, penso che il valore aggiunto nostro deve essere questo, come questa sinergia con lo sponsor tecnico. Io cercherò fino all'ultimo di avvalermi e poter colloquiare con persone che abbiano gli stessi fondamentali di moralità e di dedizione al lavoro. Perché anche il calciatore è un lavoratore e deve entrare in questa mentalità. Ovviamente entrando nella mentalità del lavoratore stipendiato con alti redditi o altro, e quindi pensare solo alla busta paga, ne ho visti tanti. Poi quelli che fanno incazzare, fra virgolette, le curve, ne ho visti tanti un po' dappertutto. Devo dire, da noi doveva nascere un qualcosa che per il tempo a disposizione non è riuscito a darci, perciò conto molto sulla freschezza mentale e entusiasmo del mister Grosso, che ritengo essere un giovane di una moralità ineccepibile. Quindi io mi auguro che tutti questi ragazzi, come penso e sono convinto e Christian, ingrossino le nostre fila, ovviamente con la caparbietà e i piedi buoni che noi servono. Quindi chiusa qui, ritengo inutile commentare su altro. Per quanto riguarda gli investimenti, io mi sono trovato in una situazione scelta che non poteva diciamo prescindere da quelli che sono i nostri tifosi, il nostro popolo. Quindi costringere il nostro popolo ad andare diciamo altrove rispetto alla città di Bari sarebbe stato comunque una sconfitta. Questo è quello sul quale la cosa su cui ho meditato, tenendo conto che purtroppo lo ripeto, ogni giorno in questo stadio ha un costo che è ignoto a chi non lo vive. Quindi io credo nella buona fede di tutti, a iniziare dal primo sino all'ultimo consigliere comunale, il primo all'ultimo assessore del nostro governo cittadino. Pertanto io cercherò di spiegare loro
quello che è possibile fare nell'interesse di tutti. Poi, se per assurdo questa decisione dovesse slittare oltre questa stagione calcistica, io non posso continuare a reggere con gli stecchini un qualcosa che non si può, perché purtroppo gli investimenti devono essere effettuati anche per seguire le normative. Ci sono normative sulla security, quindi con conferenze con questure, prefetture varie, che ci impongono di fare dei lavori, fare delle migliorie per l'interesse della collettività. Quindi in questo momento noi abbiamo questa responsabilità e ce la porteremo fieramente addosso sino alla fine della stagione. Confidiamo in una pronta decisione da parte degli organi a ciò deputati nel valutare nei dettagli i progetti definitivi che stiamo ultimando. Presidente, non te ne siamo mai, perché sì, si inceniamo. A proposito di talenti paresi, per giocatori svincolati di cura dell'uomo, può essere un'idea? Chiedo scusa, non ho... giocatori svincolati di cura dell'uomo, un altro talento di pari, può essere un'idea? Ah, guardi, io... tutti i talenti con sangue, rosso, rosso bianco rosso sono ben accetti, quindi verifichiamo, lo possiamo verificare in sinergia con il direttore e l'allenatore, sperando che sia confacente alle aspettative, al modulo, alle caratteristiche che loro richiederanno al reparto. Ovviamente è un reparto, quello dell'attacco, diciamo, molto delicato, e penso che a parte le mie convinzioni, che ribadisco essere quelle che ho citato prima, devono trovare il pieno assenso sia del direttore sportivo che dell'allenatore, in primis dell'allenatore. Presidente, chiedo scusa, visto che stiamo parlando di mercato, allora facciamo una concessione al signor Filippo. Quanto è vicino in percentuale Loro Flores, se ha degli annunci da fare sui giocatori che hanno firmato oggi o che stanno per firmare, anche per un omaggio al nuovo arrivato? No, io avevo chiesto anche una mano, perché la Zeus è molto vicina anche al Napoli, quindi sì. Quindi, ma il problema non era tanto. Siamo amici, molto amici di Careca, di Maradona. Penso che mi ha fatto vedere anche le magliette di questi campioni, Salvatore. Quindi. Però noi, a livello di annunci, penso che saranno importanti queste 48 ore prima del ritiro. Entro il giorno del ritiro annunceremo. Guardi, per avere l'ufficialità c'è bisogno di almeno 3 firme, quindi noi siamo molto vicini a alcuni obiettivi importanti che pensiamo essere calciatori molto amati dalla nostra piazza, che la nostra piazza desidera, ma a prescindere da questa piazza ovviamente sono stati già discussi, condivisi col nuovo allenatore. Quindi faremo di tutto, come dissi in un'altra occasione, di cercare di portare in ritiro una rosa molto vicina a quella che poi sarà la rosa da utilizzare nel campionato. Non posso dare nessuna conferma. Diciamo di servizio, noi siamo, i giornalisti siamo una famiglia un po' strana, ci sono tanti fratellastri, sorellastre, donne brutte, donne più carine, però in questa grande famiglia tutto sommato siamo sempre compatti, no? Allora lei oggi ci deve dire, ci ha già annunciato una novità per quanto riguarda l'arrivo di un nostro collega che è anche Centrone, lo salutiamo, e che è stato presentato con un messaggio, con un comunicato breve, che presumibilmente da oggi, da domani, lavorerà a stretto contatto con noi, se ho capito bene, perché si parlava di relazioni esterne. C'è anche Fabio, che ha lavorato con noi per tanto tempo. Vorremmo salutarlo per sapere se rimane con noi, se avrà ancora rapporti con noi, se gli dobbiamo dare del lei da domani. Cioè regolarci un attimo
perché ripeto, di tutto in un'ottica di una famiglia che sarà pure strana, però tutto sommato è compatto. Allora, io purtroppo non ho avuto il tempo per poter organizzare un management meeting e parlare a tutti i nuovi arrivati con i miei storici collaboratori, che pur se si parla di un anno, ma è stato un anno talmente intenso che per me ne sono stati almeno 5. Quindi chi ha lavorato con me in quest'anno, oserei dire, non si tocca, cioè nel senso chi ha... No, perché l'aspetto tecnico sportivo non dipende solo da me, dipende da una serie di fattori che lei ben conosce. L'assetto organizzativo, manageriale, quello che fa parte del famoso, le famose aree funzionali del management classico, dipendono da me. In questo momento sono amministratore unico e quindi decido io. Io penso, e proprio lei mi ha più volte esortato a irrobustire lo staff manageriale, e ovviamente quest'anno mi è servito per approfondire prima di tutto le qualità morali e professionali di chi è rimasto con me a lottare anche nella sconfitta, e secondo, capire, guardandomi attorno e non solo a Bari, chi poteva avere i requisiti ideali per poter essere inserito in questa organizzazione. A prescindere da quello che si voglia scrivere, perché io, voi giornalisti, avete ovviamente un taglio professionale, un taglio anche su quello che poi, fra virgolette, a volte dovete scrivere, che io rispetto sempre. Io non ritengo di aver meritato certe critiche o certi passaggi, anche reiterati, su cose banali che anche chi le scriveva sapeva bene che erano delle cazzate. E dovete perdonarmi questa espressione, ma in questo momento sto parlando col cuore. Quindi io però rispetto il vostro lavoro e voglio bene a tutti, non ho mai lesinato incontri telefonici, anche nelle ore più strane, con chiunque fino ad oggi mi ha chiamato e mi ha parlato, a prescindere dalle testate giornalistiche, che siano giornali o televisione. Penso che proprio in questa logica di rafforzamento, quindi reale organizzazione della FC Bari, io debba fare un passo indietro assieme a Fabio, nel senso che io dovrò occuparmi di cose che l'anno scorso non c'erano, vedi il nuovo progetto dello stadio, vedi le relazioni in seno alla Lega, e tutta una serie di attività che l'anno scorso svolgevo io, le ho delegate a livello di colloquio già con Fabio, di cui mi fido ciecamente. E quindi sono delle deleghe, diciamo, che chiariremo al momento giusto, ma non passeranno anni, ovviamente. Quindi l'inserimento di un giornalista, un vostro collega, che io conosco da non moltissimo tempo, ma ne conosco le qualità professionali e morali, è soltanto per facilitare le relazioni fra FC Bari e voi. E penso che questa persona abbia tutti i requisiti per poter facilitare questo interscambio di informazioni con l'adeguata caratura professionale e liberare sia me che Fabio per svolgere altre incombenze che oggi non riusciamo ad adempiere. Di questo spero di darvi una full vision nel giro di
una settimana, tenendo conto che siccome saremo a Bedolo può essere che lo faccia anche lì in sede del ritiro, però non potrà passare molto tempo perché sono già a lavoro alcuni nomi che voi già conoscete, che avete già pubblicato forse un mese fa, e quindi devo chiarirvi qual è la reale partecipazione alle decisioni e alle operazioni aziendali dei vari innesti, le new entries che avete già visto o citato in alcuni articoli di stampa. Nulla di sconvolgente rispetto agli uomini che io ho, uomini e le donne che ho avuto al mio fianco, ma un qualcosa di una riorganizzazione che servirà a tutti per lavorare meglio. Ovviamente nella mia visione imprenditoriale, che spero non abbia delle falle in questa nuova visione che, ripeto, vi chiarirò e chiarirò a tutti molto rapidamente, anche perché sarà poi pubblicata sul sito, che oggi soffre anche di questo tipo di carenza di informazioni. Mi auguro che non vada a Foggia con Galano, però no, ha giocato già a Foggia, e infatti perciò, dire, lui è nativo di Foggia, Brienza ci ha già giocato, no, guardi, tutti quanti sono, tutti i giocatori della nostra rosa sono stati convocati per il ritiro, qualcuno forse non verrà qui perché si trova già vicino al posto al Trentino, quindi è inutile che verrà. Ciccio Brienza, voglio dire, è più che, per me è più che una bandiera, è una persona di estrema fiducia, e penso che se non verrà qui sarà per motivi familiari e verrà direttamente in ritiro. È una persona che non vede l'ora di rimettersi la fascia di capitano, mi auguro che toccherà a lui, però queste sono decisioni che prenderà il mister, ma è un'altra persona che per me non si tocca, proprio per quei motivi che dicevo prima sulla moralità. Ok, Presidente, può stare tranquillo, perché non l'ho sentito dire, ottimo, quindi può stare tranquillo. Tranquillo, tranquillo, tutti tranquilli. Io lo dico. Vi ringrazio tutti. Grazie. E scusate per non aver